Ciao tesoro, pensavo che non mi avresti mai amata. Voi vi conoscete? Assurdo. Chi è? Mary. È Mary? Sì. Questa è solo... Vendetta. Cosa? Oh, fai tu qui? Lo sapevo, c***o, lo avevo detto! Che cosa ci fai tu Ricordi? Qui? Ho bisogno di aiuto. Dunque, chi sei tu? Mi chiamo Johnny. Non volevo ingannarti. La mia famiglia non lo sa e non sono mai uscito con un ragazzo fino a quest'anno. Ok, Jonathan. Non posso crederci, è pazzesco. Non sapevamo che ti chiamassi Jonathan. Eri Johnny. Sì, non ero sicuro che mi avreste aiutato, visto che ero stato un catfish. Così ho detto di chiamarmi Jonathan. Immagino che le cose non abbiano funzionato con Andrew. Ok, Johnny, abbiamo letto l'email. Per 5 mesi hai parlato con questo Connor. Raccontaci un po' com'è andata. Ci siamo trovati su Tinder. Ci siamo parlati per qualche mese lì. Ci sentivamo ogni giorno. E poi lui è sparito. Per quanto tempo? Circa un mese. Ok. Ha giustificato la sua assenza? Ha detto di aver perso il telefono o che aveva... No, ha perso il telefono. Questo tipo è... Ho cercato le sue foto e non ho trovato niente. Non so il suo cognome, quindi non posso cercarlo su social media come Facebook o Twitter. Ho solo il suo Instagram. Gli ho dato il mio numero e lui finalmente mi ha scritto un messaggio. E vi scrivete adesso? Sì, ora ci scriviamo, sì. Hai provato a chiamarlo? Ho provato, ma non risponde. Gli ho detto di chiamarmi, ma non lo fa. Quanto è seria questa relazione? È molto seria. Abbiamo fatto dei piani per il futuro. Davvero? Sì, lo amo. Una ragazza. La conosci? Sì? Chi è? Non ci credo. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Io sono Niv. Ehi. Come ti chiami? Shayna. Shayna, ciao, lui è Max. Ciao. Johnny. Sei tu Connor? Sì. Non ci credo. Chi è Shayna? Solo una ragazza. Solo una ragazza. Shayna, come conosci Johnny? E perché hai creato Connor? C'è una cosa fra me e lui. Che tipo di cosa? Del tipo che siamo usciti insieme, ci siamo baciati e... Siete stati insieme? Sì, mi sono innamorata di lui. Quando? Tra agosto e settembre. Ma l'anno scorso? Sì. Ok. Solo per qualche settimana? Sì. Io pensavo fosse gay. Io pensavo fosse etero. Beh... È così imbarazzante. Da quello che avevi detto a noi, sembrava tu fossi interessato solo agli uomini. Tu non lo sapevi questo? No, perché c'era una cosa fra noi, no? Quindi io mi chiedo, se eri gay, perché non me lo hai detto? E hai sviluppato dei sentimenti per lui? Sì, molti. E poi cos'è successo? E poi in quell'episodio ho dichiarato che... gli piacciono gli uomini e io ho pensato, ma come? Non parlavo già più con lei quando l'episodio è andato in onda. No. Ma siete usciti insieme e parlavate. Prima. Sì. Come sono finite le cose tra voi? Lui ha solo smesso di parlarmi e mi ha mollata. Almeno dimmelo, no? Non lasciarmi nel dubbio. Johnny. Johnny. Cioè... Johnny, dopo veniamo anche da te. Trovo straordinario che tu abbia passato tutta la giornata di ieri a lamentarti che Cameron non fosse stato chiaro con te quando tu avevi fatto la stessa identica cosa con Shayna. Sì, quello che Shayna ha fatto. Fingersi Connor e trascinarti in questa cosa. Ha riequilibrato le cose. È il karma. Grazie. Prego. Come siete messi tu e Tully? È il mio ragazzo. No, non lo è. Sapete, lui... Lui è il mio uomo, ci frequentiamo, stiamo insieme. Da quanto tempo parli con lui? L'ho conosciuto circa un anno fa. Dove l'hai conosciuto? L'ho conosciuto online, a dire il vero, ma più che altro parliamo al telefono. Per questo so che è reale, perché la maggior parte ti scrive e basta, ma lui vuole davvero sentire la mia voce. E tu lo ami? Certo, beh, ma lo vedi, cioè arrossisco se parliamo di lui, sento le farfalle. Non hai dei dubbi sul fatto che Tully sia chi dice di essere? Cioè, perché? Forza, vieni fuori. Cosa? Lei è Kerry.
Non ci... Aspetta, aspetta. Davvero, Terry? Non avevo idea che fosse... Conosci quest'uomo? Certo. Tutto questo è assurdo. Siamo usciti circa 10-11 anni fa. Cosa? Questo è assurdo. Questo non è corretto. Ecco cos'è. No, sbagli tu. Tu mi hai ingannata. Beh, anche tu lo hai ingannato. Certo, ma i fatti non cambiano. Un momento. Quindi tu avevi un profilo falso? Sì. E hai scritto al suo profilo falso. Ed è una coincidenza che voi due una volta uscivate assieme? Beh, è stato tantissimo tempo fa. È stato tanto tempo fa. Sei serio, amico? Non ci posso credere. Quindi, ehi, time out. Quindi tu vivevi a St. Louis? Sì, vivevo con mia madre a St. Louis. Ok. Cioè, è un inizio. Mi sento presa in giro. Questo è assurdo. Sei sempre stato tu. Questo è destino. No. Era una pessima relazione. Era una pessima relazione. Sì, era davvero pessima. Mentre stavamo insieme ha avuto 3 figli. Mi hai detto di non avere neanche un figlio. Tu hai un sacco di figli. Quanti figli hai? Ne ho 4. Li ha avuti tutti mentre stava con me. Davvero? Sì. E come... Come hai creato il profilo di Tully? Non sono stato io all'inizio, è stato un mio amico. Ha fatto lui il profilo. Conosco il tuo amico? Donnell, oppure... Donnell? Preferisco non dire il suo nome. Aspetta, com'è iniziato il profilo? Avevo un amico che usava il profilo per attirare le ragazze. Perché usava le foto di Tully? Questo... non lo so, e gliel'ho chiesto, ma lui ha risposto che gli portava un sacco di donne. Tu quindi sai. Per me era tutto a posto. Ma tu non conosci Tully? No, davvero, per no. Per quanto tempo hai usato l'account? Circa 1 anno e mezzo. E chi lo usava prima di te? Beh, lo usava uno dei miei amici. Quindi è una sorta di cosa comune. Io però non sapete tra di voi. Perché vi piace tanto usare questo profilo? Perché non ve ne fate uno nuovo? Funziona. Quindi che cosa ci hai guadagnato? Decisamente non quello che volevo. D'accordo. Mi serve un momento. Ho iniziato ad usare le chat room perché era un modo per incontrare donne lesbiche o bisessuali. Cercavo una comunità e Tara mi ha detto solo "Ehi". Ehi. Sì, letteralmente solo "Ehi" e il resto è venuto da sé. Romanticismo moderno. Amore al primo "Ehi", diciamo. È stato molto intenso. Noi parlavamo quasi ogni giorno. Eravamo presissime, era amore. Ma poi le cose sono cambiate. Dopo averle proposto più volte di incontrarci, lei ha avuto un incidente. Un incidente d'auto? Sì, ed è stato allora che sono iniziate le scuse. Non posso parlarti perché ho subito un qualche tipo di danno al cervello. La scusa più usata era "ho problemi alla testa" e robe simili. E io ho pensato "ok, va bene". Ma tu la ami davvero? Sì. Cioè, ho un legame molto forte con lei. Ho confessato a lei cose che non mi sentivo di dire alle persone con le quali vivo. Hai usato internet per esprimere appieno la tua sessualità? Sì, possiamo dire così. Sei tu, Tara? Sì, sono io. E io sono Niva. Vuoi uscire? Fa freddo qui fuori. Sì, voglio incontrarla. Immaginavo fosse per questo che ci hai invitati. Beh... Ciao, tesoro. Pensavo che non mi avresti mai amata. Cosa? Voi vi conoscete? Assurdo. Chi è? Mary. È Mary? Sì. Piacere di conoscervi. Abbiamo parlato con te, no? Sì. Cioè, hai detto che eri sposata con un figlio. Vero? È la verità? Sì. Vivi qui con la tua famiglia? Sì. Questa è solo... vendetta. Wow. È un sacco di lavoro, per almeno all'esterno. Ma non sai cosa ha fatto a me? Noi non sappiamo niente. Già. Che cosa hai fatto, Paris? Diglielo. Sappiamo. Sono curioso di sapere la tua. Siamo venuti fin qui per conoscerti. Già. Qual è il motivo di questa vendetta? Beh, avevamo deciso di stare insieme. E dove sono finita? Con cosa sei venuta? Con cosa sono venuta? Un gran bel bagaglio. Chi mi ha detto di venire? Io ti ho detto di venire. Tu mi hai detto che avevi pianificato tutto per quando saresti arrivata. E poi è saltato fuori che non avevate un posto dove stare e hai lasciato a me la responsabilità tua, di tua madre e del tuo bambino. Oh, davvero? È una cosa egoista. No, Paris, non sta dicendo tutta la verità. Okay. Dove mi hai messo? Io non ti ho messo da nessuna parte. Lo hai fatto. Ti ho dato un'opzione. Tu mi hai messa lì. Stava in un rifugio per donne senza tetto.
Ok, quindi incontri questa donna fantastica in South Carolina. Ti sistemi, sei felice e innamorata di un'altra. Perché pianificare questa vendetta contro di lei? Perché non tagliare i ponti, lasciarla perdere? Perché no? Come ho detto, vendetta! Di chi era la voce al telefono? Una persona vicina a me. Era tua moglie? Sì. Lei ha È con capito. Lei che ho parlato l'altro giorno? Sì. Ok. Non è il compito di un coniuge, un partner, una moglie dirti che questa cosa non va bene e di lasciartela alle spalle. Lei ti ha secondato, ma... Lei sa che te lo meritavi. Ah, sì, grandioso. Basta, ma sai, alla fine io non ne voglio più sapere. Ci hai rimesso tu. Ciao. Volevi vendetta e non hai avuto niente da questa storia. Ciao, ciao. Che razza di persona patetica. Cari Nive e Max, ho appena compiuto 23 anni e vivo a Calvert, in Texas. Circa 8 mesi fa ho visto la foto di una bella ragazza online. Volevo conoscerla meglio e fortunatamente lei mi ha risposto. È la ragazza più bella che io abbia mai visto. Sono confuso. Toglimi le mani di dosso. Ma è molto dolce. Sì, ma c'è altro oltre alla bellezza. Lei ha 22 anni e vive a Houston, okay, in Texas, che si trova a 2 ore da qui. Siamo entrambi molto impegnati. Lei lavora in un hotel e il suo sogno è fare la... C'è una donna a sinistra e un uomo a destra. Tu sai chi sono queste persone? Conosco la donna. Chi è? Sì, sono uscito con lei una volta. Un appuntamento? Sì. L'hai mollata? No, lei ha mollato me. Ciao, Ben. E tu sei? Mi chiamo Alex. Alex? Sì. Ok, ciao, e tu? Luis. Luis, piacere di conoscervi. Io sono Nive. Ciao. Lui è Max. Chi è Jasmine? Io. Sono qui perché sono uscita con Felipe e ho scoperto che si sentiva con Jasmine. Me l'ha detto Luis. Ci sono rimasta molto male, ma non ho detto nulla. Ho chiuso. È da quando siete amici che ha quel profilo? Sì. Ma non ti importava finché non hai scoperto che la finta ragazza del suo profilo parlava con un ragazzo con cui andava a letto. Quante probabilità c'erano che lui si imbattesse? È un paesino. Qui si conoscono letteralmente tutti. Tu hai avuto una relazione di 8 mesi, diciamo romantica, con Felipe. Come donna su internet. Perché? Dimmi perché. Non era romantica. Allora perché, Felipe? Non è... Insomma, non lo so. È stato... Sei attratto da lui? No, non è così. Ti piacciono gli uomini? No. Ok, ma... Sì, lo so. Dai questa impressione. Sì, anch'io la penso così. Volevi avere una relazione con Felipe? Ma vi giuro che non è così. Allora perché? Era solo un gioco. Non c'era solo lui, ma un sacco di persone. Un sacco di persone o di ragazzi? O un sacco di ragazzi. Donne e uomini. Quando ho scoperto cosa stava succedendo, mi sono sentita tradita. Mi sono chiesta perché parlavi con qualcun altro quando dicevi di stare con me. Sono stata male, ma ora è passata. E volevo solo dirti che mi dispiace. Avrei dovuto dirtelo, ma non l'ho fatto solo perché avevo paura di quello che sarebbe successo a Luis. Ecco perché non ho aperto bocca. Ma me ne pento, avrei dovuto farlo e tutto questo sarebbe finito prima. Mi dispiace molto. Torniamo a 5 mesi fa, a quando hai ricevuto questa telefonata, e raccontaci un po' com'è andata da lì in poi. Stavo vendendo i miei saponi, eccetera, e intanto ricevo una telefonata. Era Jack e, non potendo rispondere, lascio scattare la segreteria. Gli scrivo e gli chiedo se ha bisogno d'aiuto. È divertente, inizia a flirtare con me. L'ho trovato divertente e l'ho fatto anch'io. Puoi dirci qualcosa di lui? Vive anche lui a Rochester. Vive a Rochester? No, aspetta un attimo. Perché non vi siete incontrati? Lui lavora molto e io sono impegnata con i miei figli. Parli con lui al telefono? No, mai. Mi scrivete soltanto? Ci scriviamo e basta. Ma lui ti ha chiamata una volta. Sì, ma lei non ha risposto. Sei una donna intelligente, lo sai che questo è molto strano. Lo è. Ma a questo punto mi sto innamorando della persona con cui parlo, chiunque sia. Sono innamorata. Sono molto coinvolta emotivamente in questa relazione. Ma ultimamente lui non mi risponde. E quando lo fa è notte fonda. Mi viene da chiedermi: sono
l'unica persona con cui parla? Tu non conosci Jack. Oh. Conosci questa persona? Lo conosci? Lo conosci? Sì. Sei nei guai. Qualcuno mente. È il tuo ex. Non ci credo. È davvero il tuo ex marito? Incredibile. Quindi ci stavi mentendo. Ci hai ingannati davvero. Ehi, sono Niamh. Perché non ci dici cosa sta succedendo? Tu sapevi che era lei? No, non finché non sono arrivato a quell'albero lì. No. Pensavo che questo sarebbe stato il nostro primo incontro. È così, anche io sono voglio sapere che cosa sta succedendo. Ma lei non ti ha detto nei messaggi? Lei non ti ha mai detto mi chiamo Shawnee? Sì. Gliel'ho detto. Sì. Ok. Questa non è Shawnee. Non capisco. Come ti chiami? Non Shawnee. Ebony. Non ti chiami Shawnee? No. E perché non ce lo hai detto? Perché pensavo che non mi avresti aiutata. A fare che cosa? Sto cercando di rimettere insieme la mia famiglia. Ci hai ingannati davvero. Avevi ragione. Avevo ragione. Più o meno. Che cavolo sta succedendo qui? Beh, tutto è cominciato quando ho comprato un nuovo telefono e ho chiamato Brandon. È il tuo vero nome? Sì. Lui non ha risposto, ma mi ha scritto quella stessa sera cercando di capire chi fossi. Mi ha detto che si chiamava Jack. Perché non hai usato il tuo nome? Non sapevo chi era, non volevo dirgli il mio nome vero. Non gli ho detto chi ero. Fatemi capire bene. Tu hai cambiato telefono. Sì. Hai chiamato Brandon. Tu non hai risposto. No. Però le hai scritto chi sei e da lì è cominciata. Sì, non parlavamo all'epoca. Stavamo procedendo alla separazione. Aspetta, e in questi mesi tu cosa hai pensato del fatto che non potevi telefonarle? Mi ha detto che faceva musica, quindi ho pensato che fosse... E poi diceva di viaggiare molto, quindi ho pensato... Tu? No, Shawnee faceva musica e viaggiava un sacco. Hai letto ogni capitolo del libro di Catfish. Lui mi ha ingannato e io ho reagito ingannando. Come ti ha ingannata? Mi ha detto che si chiamava Jack. Perché pensava che fossi una sconosciuta che ci provava via... Già. Ciao! Che si dice? Quando e dove è iniziata la cosa con Chanel? 8 mesi fa mi ha mandato un messaggio privato. La trovavo molto carina e le ho risposto. 1 o 2 giorni dopo già ci scrivevamo, ogni giorno. Parlavate anche al telefono, vero? Sì, sì. Ha una voce, diciamo, femminile? Sì, è la prima cosa che ho controllato. Ma non riuscivo a vederla, era tutto nero. Vedevo qualcuno muoversi, ma non vedevo nessuno in realtà. A parte... i misteri di Chanel. Cosa puoi dirci di lei? È molto positiva. Qui a Filadelfia le cose non vanno benissimo. Ho perso un paio di amici e parlare con lei mi aiutava a distrarmi. Lei, a suo modo, mi ha spinto ad andare avanti con la mia vita. Quindi deve essere stata dura quando un mese fa non hai più avuto sue notizie. Dico bene? Già, non so davvero come spiegarlo. Allora... tu sei Chanel. Questa non è Chanel. Non ti chiami così? No. Mi chiamo Cristina. Ok, ciao. Ciao. Piacere. Ciao. Piacere di capire che conosci già Michael. Sì. Beh, Michael è il mio ex ragazzo. E siamo usciti insieme quando avevamo 16 anni. Wow. È stata solo una perdita di tempo. Chi è questa ragazza? Abbiamo avuto una storia, niente di serio. Tu capisci che avresti dovuto dirglielo. Penso anch'io che avrebbe dovuto dirglielo. Perciò avrei potuto organizzare questa cosa molto meglio. È una cosa stupida, perché non ho mai avuto problemi con lei. Non capisco. Perché arrivare a tanto? A fare così? È un po' una cosa da psicopatici. Se fosse... stata se stessa. Se fosse stata se stessa, forse sarebbe stato come ai vecchi tempi. Sono curioso di sapere perché è successo, perché è chiaro. Sono curioso anch'io. Voi due vi conoscete. Puoi spiegarci perché hai fatto questo? Ho creato Chanel per parlare con Michael solo perché lui mi mancava.
Ma se tu, cioè se tu, se Cristina ti avesse scritto o chiamato... Non l'avrei ignorata, quindi sì, non capisco. Appunto. Avevi motivo di credere che lui non avrebbe accettato di prendere un caffè con te? No, ma non sapevo. Solo non sapevo... Hai perso tempo. Sarebbe stato più facile contattarmi. In un certo senso volevo... Avrei usato Chanel per sapere qual era la situazione di Michael, sai, tipo per chiedergli ti vedi con qualcuno. Ma mi sono abituata, mi trovavo meglio come Chanel, perché lui si è confidato con Chanel e non mi aspettavo che succedesse. Ok. Quello che hai fatto non è servito, ha solo peggiorato le cose.